Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Non so perché ho gli occhiali, perché tanto c'è il riflesso. Se siete capitati in questo video, benvenuti, io sono Doina e oggi leggeremo il mio diario parte 2, perché la parte prima l'ho già fatta e ve la lascerò qua sullo schermo da qualche parte, non lo so, anche giù magari sullo schermo, non lo so, andatela a cercare anche. E appunto, so che la prima parte è piaciuta tanto, perché giustamente ragazza di 12 anni che si crede strong, independent woman, che scrive cose, è molto divertente, è divertente anche per me, ma forse è stato il più divertente per la gente che l'ha sentito. Quindi abbiamo deciso di continuare questa serie di leggo i miei diari, perché ne ho una valanga e meritano tantissimo. Quindi è importante condividere queste cose con il mondo. Quindi oggi seconda parte, quindi allora, mentre il primo video è stato una piccola introduzione, alcune persone mi hanno detto che vorrebbero vedere altri video di questo tipo, che gli sono piaciuti. Io mi diverto a farli, mi diverto a, io mi diverto a sprofondare me stessa con questi video e parlando della me di 13 anni fa. Quindi questa volta invece di leggere pagine a caso sono andata proprio a scegliermi delle pagine che mi sembravano molto più patetiche. Sì, l'ultima volta eravamo rimasti al Natale 2015, che non ve lo legge... 2000... no, scusa. L'ultima volta eravamo rimasti al Natale 2004, che non... 2004? Sì, 2004, che non leggerò perché è stato un Natale noiosissimo. Anche io lo scrivo nel diario, è stato un Natale noiosissimo. Quindi, invece, andrò a leggere una cosa... la leggo solo per due motivi, che capirete dopo. 29 dicembre 2004. Non ho neanche scritto caro diario, che è maleducata. Va bene. Ogni tanto penso a diverse cose. Per esempio, avere un cane. Perché? È semplice. Perché il cane è il miglior amico dell'uomo. E io voglio avere un vero amico. Perché al giorno d'oggi è difficile avere dei veri amici. Allora, prima di tutto io sono una gattara doc. Quindi allora, io amo i cani, amo tutto, però io sono una gattara doc, non ho mai avuto un cane, ho avuto un cane quando vivevo da mia nonna, che era il suo cane, quindi non ho avuto un cane perché ce l'aveva lei, ma io sono una gattara doc dentro. Se io mai avrò una casa, cose, avrò sempre comunque gatti. Forse avrò un cane, ma i cani mi piacciono, ma non da averli. Quindi, già qua. Però ho usato questa cosa del cane per spiegare quanto io fossi triste perché la gente non era vera. Oggi sono andata con Michela all'Acadoro. Non so cosa sia questa cosa, ma vabbè. E ho visto una bambola. Una bambola con la faccia di Daniel Radcliffe. Sto parlando di quei cosi, le figurine, tipo, forse avrò visto quella. Era uguale a lui, però quando ho visto il prezzo, 220 euro, sono caduta per terra. Sarebbe troppo figo se qualcuno mi regalasse questa bambola, però nessuno pagherebbe mai questo prezzo per una bambola. Ma nessuno capisce quanto per me potrebbe significare. Poi una certa, il 23 dicembre 2004, non si sa perché il 23 dicembre, ma ok, ho scritto la canzone dei Blu, quella che mi dice, che l'hanno fatta in italiano, se qualcuno se la ricorda, adesso ve la faccio ricordare io. Questa parte è tristissima perché io mi vergogno di questa cosa per il semplice fatto che ho iniziato questa pagina 1 febbraio 2005, ho iniziato questa pagina in inglese e mi viene male a vedere queste cose, mi viene malissimo. E ho scritto Dear Log, che non so perché ho scritto Dear Log e non Dear Diary, perché si dice Dear Diary, ma vabbè. Today I was at school, scritto school senza la H,
in afternoon, afternoon, proprio scritto afternoon, afternoon volevo scrivere, ma vabbè. I was buying, cioè, you know. Allora, I was buying, volevo dire che ho comprato il cioè, ma vabbè. I was buying, cioè, ma cosa sono questi tempi verbali? Per fortuna che dopo è cambiata questa cosa. E poi scrivo, no, non so così bene l'inglese per scrivere, non voglio che tu ti vergogni di me. Cioè, io parlo col diario. Cioè, vi ricordo sempre che quando dico le cose e mi riferisco a qualcuno è che io parlo col diario. Cioè, io pensavo che questa cosa fosse una cosa reale, che mi ascoltasse. Mamma mia, quanti problemi che avevo. Da giovedì sarò in vacanza e credo che andrò a pattinare. Così mi divertirò un po'. Manco facessi la casalinga triste chiusa in casa, quindi ogni tanto esco. Adesso c'è il periodo di carnevale e mia madre mi ha detto che forse mi comprerà un costume per mascherarmi. Mia madre non l'ha mai fatto. Non mi ha mai comprato il costume da carnevale, io non mi sono mai vestita a carnevale. E poi ho scritto ti saluto, proprio un gigante. Firmata Ciocchina Doina, cioè io mi firmavo con cognome e nome a una certa, non so perché nel diario io mi firmavo cognome e nome, manco sui documenti ufficiali mi firmo più così, ma vabbè, piaceva sperimentare con queste penne colorate, scrivere cose. Allora, caro diario, questo era il 4 marzo 2005, caro diario, come stai? Oggi mia madre mi ha detto che gli autobus non vanno perché c'è sciopero e mi ha detto di non andare a scuola. E non ci sono andata, però avevo la verifica di inglese. Uffa! Avete capito l'ironia di questa cosa? Cioè io al liceo avrei pagato oro affinché ci fosse tipo uno sciopero quando avevo una verifica, invece qua ero tristissima perché avevo verifica di inglese e non potevo andare a scuola perché c'era lo sciopero. Come osi a CTV fare sciopero quando io ho verifica di inglese? Ho deciso di confessarti il mio segreto. So che sei curioso. Ti saluto, Doina. E prima ho trovato le immagini di Daniel Radcliffe, pensavo che fosse là il segreto. E invece l'ho trovato! E questo c'è scritto I like this boy by Doina e ci ho messo la foto. No vabbè, sto malissimo. Ok, ho trovato il grandissimo segreto del diario che mi piaceva Daniel Radcliffe. Pazzesco! Bene, passiamo alla settimana verde. Caro diario, oggi è stata una giornata bellissima. Abbiamo scalato un muro, quelle cose tipo quando vai in montagna e scali, vabbè. Ma non ti preoccupare perché era fatto in tutta sicurezza. Mamma mia, come se questo diario fregasse qualcosa. Dopo di questo abbiamo passeggiato nel bosco. Che schifo, scritto in maiuscolo. 2 ore di noia totale. Questa cosa non è cambiata per niente, perché anche adesso mi fa schifo passeggiare. Quindi vabbè, pigrizia totale. Dopodiché siamo tornati all'hotel e abbiamo mangiato. Alle 4 siamo andate a fare shopping, però tutto era chiuso e quindi siamo tornati indietro. Alle 9 hanno fatto una piccola discoteca, ma io non ho ballato perché non so come ballare. E non sto scherzando! Ciao! Questa cosa del io non ballato perché non so ballare, dovevo spiegare assolutamente e dire che non è uno scherzo, che io sono seria su questa cosa. Strong independent woman, infatti non ho ballato un cazzo. Tutte le mie amiche ballavano e ero là tipo, lasciatemi stare a scrivere il diario, ero perfetto. Caro diario, credo che questa settimana sarai molto stufo di me. Perché scriverò sempre, ebbene, l'obiettivo del diario è che tu scriva sempre, ma vabbè. Oggi siamo andate a fare il tiro con l'arco e io mi sentivo molto Legolas. E vedi che ritorna la fissa del Signore degli Anelli! Un personaggio di The Lord of the Rings, io scrivo sempre The Lord of the Rings perché mi faceva sentire figa. Dopo di questo siamo andate a vedere come si fa il miele, un po' noioso ma chi se ne frega. Il linguaggio Doina, vergognati. Poi siamo andati nel bosco a vedere gli orsi e il museo degli orsi. È stato molto divertente. Ciao! Adesso vi leggerò le ultime 2 cose, poi lascerò altre cose per la prossima volta, perché verso la fine ci sono delle cose ancora più da disagiata. Perfetto, allora. 28 settembre 2005. Caro diario, comincio a dimenticarmi di te. Oggi abbiamo, perché non scrivevo sempre e io mi scusavo ogni volta. Oggi abbiamo parlato del diario, la prof ci ha domandato chi scrive un diario. Eravamo in 3, proprio così,
lo shock più tremendo della mia vita è che non c'era gente che scriveva un diario come me. Come osate? Tre persone, roba da non crederci. La professoressa ha domandato gli altri perché non scrivono un diario e loro hanno detto che non sanno cosa scrivere, non hanno voglia e hanno paura che qualcuno lo legga. E hanno paura che qualcuno le leggerà, insomma. Grammatica italiana. A dire il vero, anche io ho paura che mia mamma non legga, che in realtà volevo dire che mia mamma ti legga, ma vabbè. Prima ti troverò un posticino sicuro e dopo ti dirò delle cose privacy, ok? Wink wink, wink wink. Sì. La professoressa ci ha raccontato che quando aveva la nostra età aveva un libricino dove scriveva pensierini e ce l'ha ancora. L'ha conservato per 40 anni. Ti immagini tra 40 anni io ti trovo e ti leggo ricordandomi dell'infanzia? Beh, ok, ciao. Beh, sono comunque passati 13 anni che ti ho trovato, caro diario, e sono sempre più sconvolta, quindi... Caro diario, odio le poesie dell'Ottocento. Soprattutto quelle che ci ha dato per imparare per domani. Quello che ci ha dato per imparare per domani. Si dice così? Quello che ci ha dato per imparare per domani. È scritta di Giacomo Leopardi. Forse è stato intelligente, ma non nel momento in cui ha scritto questa poesia. Forse pensava ai cavalli volanti. O chissà che cosa. O forse neanche pensava a niente. Il suo cervello dormiva in quel momento e la penna scriveva sciocchezze. Allora ragazzi, io ci tengo a dire che a me Giacomo Leopardi in realtà piace, però nel 2005 avevo 12 anni e alle medie, quando si studia letteratura dell'Ottocento, non te ne può fregare di meno, mettiamola così. Io trovo che la letteratura italiana comunque è difficile, io non essendo comunque madrelingua italiana, per me era molto difficile afferrare tutti questi concetti della letteratura e quindi siccome era il mio secondo anno in Italia, allora non capivo molto tutto questo senso. Poi l'ho apprezzata al liceo la letteratura, però qua io mi lamento sempre di Giacomo Leopardi, in generale dell'Ottocento, ma soprattutto di Giacomo Leopardi. P.S. Il tema di ieri è stato che odio i rientri. Il tema di oggi è che odio le poesie dell'Ottocento. Chissà quale sarà il tema di domani. Ciao. E con tutti i disegni così. Anche qua l'ho scritto: odio le poesie dell'Ottocento, soprattutto gli scrittori. Odio le poesie dell'Ottocento e soprattutto gli scrittori. Ho scritto tra virgolette con dolcezza doina. Cosa vuol dire con dolcezza doina? Poi abbiamo capito che sei incazzata, ma nel senso basta scrivere ciao come tutte le altre pagine. Mamma mia. La prossima pagina si tratta di educazione sessuale. Poi Maro, credo che mi fermerò qua con questo video, perché insomma devo lasciare il prossimo episodio forse sarà un po' più divertente di questo qua, perché ci sono delle cose pazzesche che ho trovato, perché l'altro giorno sono andata a cercarmene con la mia amica e stavamo un po' morendo per le cose che scrivevo. Alcune cose le ho evitate perché non sono aggiornate chissà che. Però sì, possiamo fermare questo video qua e la prossima volta forse finiremo questo diario, finiremo gli episodi più belli e poi potremo cominciare con un altro, perché state tranquilli che questo non è l'unico diario che ho. E quindi sì, chiudiamo qua. Fatemi sapere per favore, che nessuno mi ha fatto sapere, se io sono l'unica imbecille che scriveva dei diari così patetici nella loro vita. Fatemi sapere se anche voi avete diari, perché a me interessa saperlo, perché sennò mi sento sola. Quindi ci vediamo la prossima volta, ciao!